ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il sandwich francese croque monsieur. Si pensa che sia nato intorno al 1900 dal pranzo di degli operai. Lasciarono il loro sandwich vicino a un radiatore. Quando tornarono per mangiarlo si accorsero che i bordi erano ben dorati e il formaggio era fuso. Successivamente venne citato anche in un libro nel 1918 e da allora si diffuse in tutto il mondo. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questa delizia. Per questa ricetta ci serviranno un pan bauletto. Per chi non avesse visto la nostra ricetta può guardare il link che apparirà ora in alto a destra, 200 g di prosciutto cotto, 100 g di parmigiano reggiano, 3 fette di lardamer, 3 fette di camoscio d'oro e 100 g di besciamella. Per chi non avesse visto il nostro video può guardare sempre il link che apparirà in alto a destra. Per prima cosa accendiamo il nostro forno a 220 gradi normale in modo che si scaldi per bene. Poi iniziamo a tagliare il nostro pane. Quando il nostro forno sarà in temperatura prendiamo una teglia, la ricopriamo di carta da forno, ci mettiamo sopra tutte e 6 le nostre fette, poi le cuociamo per 2 minuti nel forno. Poi le giriamo e le cuociamo per altri 2 minuti. Le dobbiamo cuocere nel secondo ripiano del forno, contando da sopra. Passati i 4 minuti di cottura iniziamo a montare i nostri sandwich, quindi prendiamo una fetta di pane e la spalmiamo per bene con la besciamella. Poi mettiamo una fetta di lardamer sopra e del prosciutto cotto. Dopo aver messo una fetta di prosciutto aggiungiamo una fetta di camoscio d'oro, la ricopriamo con un'altra fetta di pane che andiamo a spalmare con la nostra besciamella. Infine possiamo ricoprire la besciamella con del parmigiano reggiano. Facciamo la stessa cosa anche con gli altri due sandwich. Ora li possiamo cuocere a forno normale a 220 gradi per 8-10 minuti, ossia finché non vediamo che il formaggio inizia a dorarsi. Ma guardate com'è venuto bene il nostro sandwich, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di un sandwich. Ragazzi, è veramente qualcosa di incredibile, è buonissimo, saporito al punto giusto, appena lo si morde sembra proprio di stare in Francia, è veramente delizioso, si sentono perfettamente tutti gli strati, si sente il croccante del pane e anche del formaggio, poi si sentono i diversi formaggi che esplodono in bocca insieme al prosciutto e la besciamella va a completare il tutto dando un gusto veramente spinto che è spettacolare. Insomma ragazzi, è stratosferico, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.